Diciamo che lo Stato, diciamo così, il Comune, tutti questi enti di cui ho parlato, hanno ceduti questi terreni con questo impegno gravosissimo che la società, secondo me, in un primo tempo non ha capito quanto fosse gravoso, perché è una società che già nei primi anni 17-18 è in grosse difficoltà, perché ha dovuto creare le strade e cederle al comune di Palermo. Ha cominciato a lottizzare i terreni di Mondello, però in effetti non c'era grande richiesta di queste case. Io ho il velinario dei primi anni dove l'amministratore, che era un belga, cercava di fare pubblicità per questi terreni che nessuno voleva, diceva: ne faccio pagare poco, a poco, interpellava tutte le famiglie importanti, Florio, i Ducrò, diceva: vi do il terreno, l'ho pagato tot all'anno a rate. E loro, che intanto si dice: sì, ora vediamo, e poi non venivano, o se venivano poi non pagavano in tempo, cioè ho le lettere di sollecito poi anche per i pagamenti. Quindi la società, che si era impegnata a fare un'infinità di cose, ha stentato nei primi anni di fare questo, anche perché poi è arrivata la prima guerra mondiale e praticamente si sono interrotti i rapporti con il Belgio e quindi si sono trovati tagliati fuori in grosse difficoltà. A questo punto stava fallendo la società e in Belgio lo Stato belga ha dato il permesso alla società di emettere nuove azioni, darle ai suoi creditori, che erano società di italiane di Palermo. Ed è così che la società, che era in prevalenza belga e parigina, c'era per esempio Westinghouse dentro, una grossa società che ancora c'è. C'era la società Solvay, una società che oggi a Bruxelles ha un grattacielo che non finisce mai. Da queste grosse realtà diventò italiano e entrò la società elettrica siciliana. Perché la società, oltre a fare strade e dover costruire villine, si era impegnato pure per fare elettricità per la zona. Infatti la chiesa di Valdesi era una fabbrica dove si faceva elettricità. Se voi andate nella chiesa di Valdesi e scendete sotto, dicono che c'è ancora qualche cosa che è rimasto.